Bene, buonasera a tutti. Per chi non mi conosce, sono Andrea, socio Luke da un po' di tempo, anche se non mi vedete, non mi vedete da un po', però ancora socio. E vabbè, stasera ho improvvisato una serata, più che altro ho improvvisato un'installazione, mi hanno offerto la serata perché ho comprato, ho preso questo computer nuovo, un ThinkPad T570 da... e ovviamente ci voglio installare Linux, e ho detto sì, proviamo a fare un'installazione in compagnia, quindi invece di farmela a casa ho detto proviamo a farla qua. E insomma, questa sera potrei tornare a casa con un computer con un dual boot oppure senza un computer, insomma ci proviamo. E dual boot, quindi Windows, questo è Windows 10 Home Edition, non potevo comprarlo senza, purtroppo. Ho anche valutato alternative con direttamente Linux o altre cose, però alla fine ho scelto questa. Vabbè, cerco di tenermelo e facciamo un dual boot con UEFI, e quindi insomma non è più una cosa banalissima da fare. E perché partiamo da Windows? Perché la prima cosa da fare quando bisogna fare un dual boot, purtroppo, è ridimensionare il disco. Allora, io adesso l'ho già fatto questa operazione, poi ve la mostro. Qual è il problema? Il problema è che questo computer in particolare ha 256 giga di SSD. Arriva già configurato con le partizioni di ripristino e altre cose particolari e la partizione di Windows tutta intera. Per installarci Linux ho bisogno di ridimensionarla. Ci sono tool in Linux che sono in grado di leggere le partizioni e sono in grado di ridimensionarle. Qual è il problema? Che ci sono un sacco di file dentro la partizione Windows che sono in mezzo alla partizione. Ridimensionandola senza mettere a posto questi file, praticamente buttiamo via Windows. E quindi l'altro problema è che non sono sicuro, non mi sono informato, ma potrebbe esserci o non esserci la criptazione di Windows un po' attivato, un po' no, insomma non si capisce lo stato. Adesso io ho provato a guardare, poi ci arriviamo. Non si capisce se è criptato o no. Qual è il problema? Che se fosse criptato, ancora meno i tool di Linux possono vedere cosa c'è dentro e ancora meno possono dire ridimensionarla, perché non sanno assolutamente cosa c'è. Quindi la cosa migliore da fare è prendere i tool di Windows e ridimensionarla con quello, quindi crearsi lo spazio con quello di Windows. Come si fa questa cosa? Tasto destro su il menu Start e c'è Disk Management. Questa è l'utility di Windows che permette di ridimensionare il disco. Adesso voi vedete due dischi, uno è la chiavetta USB che è già collegata con l'installazione di Arch Linux, l'altro è il disco che, come vedete, ha una partizione, una partizione UEFI di 260 MB, una partizione Windows C di 73 GB, spazio non allocato di 163 GB che ho liberato io, e una partizione di 1 GB di recovery. Quando arriva il portatile, ovviamente ci sono soltanto le tre partizioni UEFI, Windows e il recovery. Questa partizione, questo spazio non allocato, l'ho creato io con Utility. Come si fa questa cosa? Semplicemente bisogna selezionare la partizione da ridimensionare, tasto destro, la mia versione in inglese, comunque è Shrink Volume oppure Ridimensiona Volume, adesso non so la versione in italiano, ma fa un calcolo di quanto può essere ridimensionata. E qui c'è il primo problema che io ho già risolto, ma vi mostro. Qui mi dice, guarda che la total size, quindi hai 75 giga, 73, puoi diminuirla di altri 37 giga e dimmi di quanto vuoi diminuirla rispetto a prima. E fai shrink, quindi lui la ridimensiona. Io adesso l'ho già fatto, quindi non farò questa cosa. Il primo problema che mi è capitato, che probabilmente vi capiterà, è che non subito non mi lasciava andare sotto i 120 giga.
avevo 200 qualcosa giga di no, 250 giga di partizione, sotto i 120 non mi lasciava andare. Quello è il problema, perché ci sono delle utility di Windows che alloccano dei file in mezzo alla partizione, e quindi lui, quando fa il calcolo, dice: io non posso ridimensionarla più bassa di così, perché ci sono dei file lì e non li posso muovere neanche col defrag, che poi vedremo dopo. Quindi facciamo finta che io ho questo problema, non posso ridimensionare sotto 120 giga. 120 giga è troppo per quello che mi interessa di Windows, voglio recuperare spazio. Cancelliamo qua. Ci sono due cose da mettere a posto in Windows. Dobbiamo andare su Computer Management. Se non mi sbaglio, oppure, ma probabilmente sbaglio. Su System. E qui praticamente ci sono niente. Allora, qua sotto praticamente quello che dobbiamo, andare praticamente, è su System Info. Dobbiamo andare a prendersi questa partizione qua, Advanced System Settings, e praticamente ci sono Device Manager di questo qua, no, questo è Device Manager, Device Installation Settings. Allora, una è questa qua, Startup and Recovery, no, Performance, problemi con il... Praticamente, dopo entrato in tutti questi menu, System Properties, Performance, Advanced, Virtual Memory, praticamente bisogna disabilitare la Virtual Memory, che era selezionata sul disco C con una size di, credo, sì, circa un 2 giga, qualcosa del genere, e quindi bisogna spuntare questa cosa qua in modo da togliere questa partizione, che è un file di sistema in cui Windows va a salvarsi varie cose e che è in mezzo alla partizione. Togliendo questa cosa qua, lui chiede probabilmente riavvio, mi pare, ma insomma, diciamo, lascia stare questi file qua che possono essere utili per fare lo sleep più veloce, per salvarsi informazioni, buttali via. Possiamo riattivarli dopo, però per ridimensionarla bisogna togliere questo file. L'altra cosa è la System Protection. Qua bisogna selezionare il disco C, configura e disabilitare la System Protection. Cos'è la System Protection? Sono i famosi punti di ripristino. Quindi quando installate un driver nuovo, lui fa un punto di ripristino, così se fallisce qualcosa tornate indietro. Quando installate qualche programma, fa il punto di ripristino. E anche qui potete eventualmente dire: puoi usare un giga, puoi usarne 10. Però bisogna disabilitarla per fare lo ridimensionamento del disco. Quindi bisogna disabilitare la System Protection, una parte, e queste performance, questo file di performance dall'altra. Una volta disabilitate queste due, si riavvia la macchina, parte senza queste impostazioni. Torniamo indietro, chiudiamo tutto, andiamo sul mio Disk Manager. Prima si fa un defrag, e quello di Windows basta e avanza. Dicono di installarsi altri tool eventualmente, quello di Windows va benissimo. Una volta che avete tolto queste due opzioni, fate il defrag, tutti i file che sono sparsi in mezzo al disco ma non sono più inamovibili come prima vengono messi all'inizio del disco, e questo vi permette di fare lo shrink
di tutto quello che volete. Quindi io ho messo 70 giga perché ho fatto un conto che mi andrebbe andare bene, 160 giga liberi per fare altre cose, e quindi adesso lo shrink ci mette una decina di secondi a farlo, quindi è veramente una cosa veloce e non c'è nessun problema a farlo una volta tutte queste operazioni qua. Abbiamo lo spazio, adesso lì ci possiamo installare finalmente Linux. La cosa ovviamente da notare qua è che comunque il sistema è UEFI, quindi quando installiamo un Linux in qualsiasi versione e vi dicono controlla se il tuo sistema BIOS o boot normale o UEFI, siccome cambia poi quello che andremo a fare, questo sistema UEFI lo vedete da questa partizione particolare all'inizio qua. Quindi adesso, come vi dicevo prima, eccole qua, BitLocker Encrypted, qua dice che è criptata, ho visto da qualche parte l'altra mi diceva ma dovresti fare un'operazione per abilitarlo sul serio, io non l'ho fatta, quindi teoricamente adesso non so se è criptato o no, controllerò magari quando ho tempo e voglia. Quando sentite parlare di BitLocker comunque, e magari dice ok avete la partizione NTFS che si può vedere da Linux, ma non riuscite a vederla da Linux, potrebbe essere perché è attivato questo BitLocker, quindi andiamo a capire come fare da una parte all'altra, ma non lo facciamo stasera. Adesso io mi sono preparato lo spazio, ho la chiavetta con Arch Linux, ho scelto di installare Arch Linux. La prima cosa da fare di Arch Linux è andare sul wiki e vedere se qualcuno l'ha già installato sul portatile. Se l'ha fatto siete fortunati, insomma avete qualcosa da seguire. Infatti una delle cose da fare, dicono qua, di usare semplicemente la guide installation normale, quindi teoricamente non ci sono problemi. L'unica cosa da fare è disabilitare il secure boot dal BIOS. Adesso io non credo che vi mostri il BIOS, ma ve lo vediamo. Secure boot è praticamente che permette di fare il boot soltanto di applicazioni sicure da un certo punto di vista, di qualcuno che ha deciso che sono sicure. Siccome Arch Linux non lo è sicura, se voi provate a fare il boot della chiavetta col secure boot attivato, semplicemente non succede niente, come se fosse la chiavetta non funzionante, altre cose. No, se bisogna disabilitare questa opzione, vediamo se riesco a mostrarvela, se no vi fidate che sul BIOS c'è questa opzione da togliere. Quindi adesso vabbè, non era un shutdown che volevo fare, volevo fare un restart. Quindi comunque Windows non ha una partizione di swap, no? Cioè, no, Windows Windows usa dei file particolari. Adesso è già partito perché super computer veloce. Vabbè. Ma comunque usa questi file particolari per fare lo swap o altre cose. Quindi fa shift restart, mi sembra, no? Se non sbaglio. Shift restart. Sì, ti permette di andare sul BIOS, mi sembra. No, beh, ma qua dipende da computer a computer. Adesso vediamo se. Prima non me lo mostravo, adesso vediamo se me lo mostra almeno sul BIOS. O neanche quello. Vabbè. No, non la mostra. Quindi vabbè, se c'è scritto il secure boot c'è l'opzione, andiamo lì, l'abbiamo fatta. Exit discarding changes, se non ci interessa. Vediamo se parte Windows un'altra volta. Chiaramente parte Windows un'altra volta. Allora, adesso mi ha rimesso a posto il monitor, quindi restart, qua ho enter da premere, con l'enter, Qua va con l'enter, dopo vai F12, dopo ti parte un altro menu, un po' di cose, alcune sono interessanti, altre sono quelle di scatole. Vabbè, boot menu, chiavetta, USB, Arch Linux, UEFI CD. La chiavetta me la sono fatta
su Linux c'è la guida su di Arch, ma ovviamente qualsiasi Ubuntu o Debian, no? Qualsiasi cosa. Con DD o? DD, sì. Ok, quindi adesso parte la chiavetta. Diciamo, Arch Linux, la cosa bella è che ti permette di fare qualsiasi cosa, capisci cosa stai facendo. La cosa brutta è che non c'è un vero e proprio tool di installazione. C'era una volta, l'hanno tolto per farci un favore. Anzi, un'altra cosa, adesso sto guardando la pagina, è scritto dopo, ma un'altra cosa che ho fatto, dicono di installare l'update del BIOS. L'update del BIOS. Io ho controllato, il BIOS che mi era arrivato effettivamente non era l'ultima versione, nonostante il computer l'ho preso e l'aggiornamento del BIOS è uscito qualche mese fa, il BIOS non era l'ultima versione, quindi da Windows mi sono scaricato i tools e ho fatto fare l'aggiornamento del BIOS. Se vi avete, se c'è, avete Windows e non l'avete ancora tolto, vi consiglio di usare i tool perché sono più comodi. Farlo in altre maniere si fa lo stesso, ma è più lungo, quindi eventualmente finché avete Windows ancora funzionante fate l'aggiornamento del BIOS, ci sono i tool, aggiornamenti di firmware, lo fate con quelli lì, perché soltanto perché è più comodo. Si fanno tutti in altre maniere, ma andate sul sito della Lenovo, scaricate i tool e lo fate. Poi se non vi serve più buttate via tutto, ma almeno quello l'avete fatto. E il BIOS qua è importante da fare perché c'era un problema dell'hyperthreading, quindi non è una cosa, c'è un bug su hyperthreading, quindi vi consiglio di farlo perché ve lo dicono, se lo dicono sul wiki di Arch, di solito qualcuno ci ha finito in casino. Quindi diciamo installazione, purtroppo qua non ve la posso mostrare, vabbè, però vabbè, cercherò di guidarvi un po' alla volta. Allora, la prima cosa da fare è settare il keyboard layout. Adesso a me non devo fare questa cosa qua, perché ho la tastiera americana e quindi non ho questa cosa qua. Lo facciamo lo stesso, nel caso avete la tastiera italiana, come si fa? Se load keys spazio ritmo sembra no. Sì, ma devo usare la guida. Perché adesso qui non sei proprio su Arch, sei su un Arch un po' con un po' meno roba, perché è quella che ti permette di installarlo. Quindi eccolo qua. Sì, comunque è il. Load keys it. Adesso, come vedete, mi ha cambiato la tastiera, io la rimetto tastiera americana. Quindi prima cosa da fare è settarsi la tastiera, banalmente. La seconda cosa da fare, che dicono, è verify the boot mode. Praticamente dobbiamo verificare se siamo in UEFI o no. E come si fa sta cosa? Praticamente, cioè, proprio sto copiando quello che dicono sul fare, firmware EFI. Allora, cos'è tutta questa roba qua? Abbiamo sempre a leggere praticamente. Se la directory non esiste, il sistema può essere fatto il boot in BIOS mode, CSM mode. Refer to motherboard manuals for detail. Vabbè, la cartella c'è, dentro c'è un po' di roba, facciamo finta che siamo in UEFI. Benissimo, la terza cosa da fare è connect to internet. Io ho connesso il cavo, dovrebbe essere già connesso con DHCP. Non è previsto il wifi? Io sinceramente non l'ho mai fatto in wifi, perché se funziona già di suo bene, se no. Allora, non è che su wifi, per esempio, qua non è neanche menzionato. Forse se puoi fare, sì. Se lo vuoi fare, però il problema è che se lo vuoi fare in wifi devi andare sulla network configuration, capirlo come fare a mano, quindi se c'hai un cavo, bene, meglio, funziona di suo. Wifi, sinceramente non ho mai fatto un'installazione in wifi perché
ti metti più tempo a configurare wifi via riga di comando e console che non a fare. Va bene, quindi avuto connesso su internet, siamo connessi, riesco a pingare il sito di archlinux.it. Allora, cosa dicono di fare? Facciamo l'update del system clock, quindi time date ctl, questo è il comando che devi dare, set ntp true. Boh, l'ha fatto. C'è una cosa da dire velocemente che non farò adesso, farò probabilmente più tardi. È tipo un problema che non ho mai messo a posto sul mio computer di casa. Io ho Windows o Linux, ogni volta che uso uno uso l'altro mi cambia l'orario, tanto che Linux se lo mette a posto da solo, Windows è un po' ritardato e resta 2 ore in ritardo o 2 ore avanti, perché praticamente di solito Linux di default si setta in UTC e poi si aggiorna in base alla time zone dove è col sistema su internet. Windows si setta in local time, quindi cosa fa? Va a vedere l'orario sulla macchina e poi dice: l'orario della macchina è questo qua, io sono a Roma e devo fare più 2. Quindi cosa succede? Che l'orario della macchina è 1, arriva Linux e dice: ah no, l'orario è sbagliato, sei 2 ore sbagliato, ti metto l'orario giusto, io lo metto giusto e poi ti mostro come utente quello che dovresti vedere tu a Roma. Windows cosa fa? Ah, l'orario è quello, benissimo, prendo io e parto da lì. E quindi c'è sempre una confusione, bisognerebbe settare tutti e due nella stessa maniera. Io non l'ho fatto, c'è sull'Arch Wiki, l'ho visto prima da fare, non so se ci arriveremo a farlo o no, però in caso se vedete questo problema in dual boot, che l'orario cambia da una parte all'altra, è proprio perché c'è un'incompatibilità. Consigliano di mettere Windows in UTC e non di mettere Linux in local time, quindi eventualmente fissate Windows piuttosto che fissare Linux. Linux fa le cose fatte bene dal suo. Bene, adesso arriva. Ma i comandi che adesso comunque agiscono a livello locale, come dire, sul live attivo adesso, giusto? Se fai il tempo di CTL 7NP true sulla. Cioè, questo sta già settando l'orario del sistema, quindi questo qua ha già modificato il sistema, quindi. Sembra il sistema che è attivo adesso, cioè non quello che va a installare. Sì e no, i comandi di cambiare la tastiera hanno modificato la live che è adesso. Questo qua del set date ha modificato l'orario del sistema, o può averlo fatto. Quindi quelli sono dei comandi che cambiano le cose. Quando tu fai set NTP, lui sta andando a modificare, e può andare a modificare il sistema fino al livello del BIOS, e dirgli tu l'orario di questo qua. Quindi questo ultimo comando qua potrebbe già aver cambiato. Come adesso lui dice, la data è 5 dicembre 2036, perché UTC, quindi 2 ore indietro rispetto a dove siamo noi, 1 ora indietro. Bene, adesso arriva la parte divertente, cioè le partizioni. Allora, vediamo un po'. Qua si vede i 2 dischi, quindi c'è quello sopra NVMe0L1P1, è il nostro hard disk, quella partizione F, 16 mega riservati per chissà cosa, che non vedevamo neanche prima, Microsoft Basic Data, quindi la partizione di Windows, e Windows Recovery di 1 giga, quindi. Dopodiché sotto c'è la chiavetta USB, SDA, adesso, come ho intenzione di configurare questa macchina, siccome a me piacciono le cose difficili, io voglio la partizione criptata. E quindi dovremmo fare in modo di dividere lo spazio libero in modo che si possa installarci Linux e avere la partizione criptata. E purtroppo qua si apre un mondo, ci sono 20 modi diversi per farle. E quello che faremo noi praticamente è creare una partizione LVM, quindi una partizione logica,
criptata, e dentro questa partizione logica criptata metteremo varie partizioni che di solito credo che nella mia idea dovrebbe essere soltanto quella di swap e quella root senza distinzione fra root e home. Lo swap perché va nella partizione criptata, perché questo mi permette di fare suspend to disk sulla partizione criptata, e quindi anche se qualcuno mi apre il disco è tutto criptato lo stesso. Se io metto in sleep, uno mi frega l'hard disk, la swap che si prende la memoria che vive in RAM è comunque su una partizione criptata, quindi è sempre, non è, su disco non è mai chiaro. Perché fare un LVM? Perché praticamente se tu fai la partizione LVM criptata con una password sblocchi tutte. Cioè tu sblocchi quella con una password e poi hai tutte, poi le monti. Cioè se fai l'installazione classica, questo non funziona. Cioè, se fai l'installazione dipende, diciamo che Arch ti dà libertà su questa cosa qua. Di solito però le partizioni che tipo Ubuntu ti fa questa cosa qua, ti fa un LVM, ti mette soltanto una password e poi dentro ci mette tutta la roba perché è più comodo. Se no dovresti scegliere di criptare singolarmente una a una e quindi avere una password per ognuna o una password per un altro sistema, oppure per esempio se vediamo se ci arrivo qua, ma c'è un altro modo, si può fare anche un secondo momento dopo l'installazione del sistema, dopo, cioè con LVM magari no, lo puoi fare anche dopo, però diventa più difficile perché comunque devi farlo offline, nel senso che devi far partire una live e criptare quello che c'è su disco, ma senza avere il sistema che va, e quindi farlo dopo, e poi comunque devi riconfigurarti il sistema perché vada a dire ok, questa è criptata, quindi adesso deve partire con dei parametri diversi, quindi farlo dopo sì, si può fare, ma di solito è per mantenersi i dati salvati è più difficile. Però diciamo che... Ma ha senso criptare il sistema operativo, nel senso, cioè i dati e la sua ok, ma il sistema operativo ha senso criptarlo? Sì e no, nel senso che se tu non cripti var log, hai i log di quello che fai, sono chiaro, se ci sono applicazioni che prendono dei log e magari ci mettono qualcosa di sensibile, io posso andare a quella cosa, posso andare a guardarla, quindi ha senso. Magari non ha così senso, preferisco salvarmi i dati e del sistema me ne frego. Però io sinceramente lo faccio sempre di tutto, così mi tolgo il problema. Diciamo che alla fine non è che perdi tante di prestazioni o chissà le cose, quindi secondo me... Adesso vediamo un po' se trovo la pagina. Il wiki di Arch è bello, ma il problema è che è pieno di... un sacco di cose, troppe, e quindi l'avevo trovata prima, credo che avevo andato a casa prima di fare questa cosa qua, ma quindi scusa, l'operazione di criptazione o decriptazione avviene al boot, ti chiede la password, no, ti chiede, ci siamo quella di per entrare come utente, no, dici che usare il LVM partizioni, quindi l'immagine iniziale di partenza è LVM, la password per criptare praticamente. Sì. Questa è la logica. Sì. Perché si cripti il sistema nel root, questo è il root che cripta le partizioni. C'è qualcosa a monte. C'è la partizione di boot che resta in chiaro. Le informazioni di boot, col kernel ha le informazioni per dire devo smontare questa partizione, devo decriptarla. Quando la decripta in memoria poi vede com'è fatta questa LVM e monta le varie cose. E lascia probabilmente i moduli caricati, in modo che il sistema è giusto qua. Sì, perché poi tutto quello che succede su disco. Sì, perché c'è sempre l'LVM, quindi l'LVM che fa la criptazione, cioè quello che va a finire sul disco passa per LVM e poi l'LVM dice tu devi andare in questo device qui, e quindi comunque l'LVM è in mezzo e l'LVM è la criptazione. Ti si pregunta una cosa che fa di criptare il kernel e i moduli iniziali vanno caricati, quindi con la maglia, quello dopo sì. Decripterà tutto il resto a livello di root, di kernel, di sistema. Esatto, adesso...
Device encryption, encryption. Ah, mamma mia, mi sono perso un'altra volta. Drive preparation non è questa. Diciamo che drive preparation è che verifica di togliere tutti i dischi. Immagini iniziale se si aggiunge una parte. Devo vedere se riuscivo a trovare quella pagina in cui vi dicevo le varie possibilità, ma... non la trovo più. Encryption and type system. Quindi praticamente puoi fare la single partition, LVM on LUX and LUX on LVM. Ok, quindi quello che vogliamo fare noi è LVM on LUX. Ok, quindi dobbiamo preparare il disco. Quindi noi per il disco abbiamo già preparato, abbiamo lo spazio vuoto da preparare. E praticamente when using group dura DTP dobbiamo creare la BIOS boot partition. Questo qua non lo facciamo perché abbiamo già la UEFI, useremo quella. E... c'è la partizione di boot? No, perché abbiamo un sistema UEFI, quindi la partizione di boot sarà quella di Windows. UEFI originale, no? Sì, siccome c'è già la partizione di UEFI è la partizione di boot, tu ci puoi la monti, è una partizione fatta 32. È UEFI, la rende speciale perché ci sono dei file messi in maniera particolare. Ed è quella di Windows. Sì, ma anch'io questa macchina ho UEFI installato, quando installo Fedora mi fa la boot, la UEFI la tiene chiaramente perché altrimenti non parte più. La tiene, però lui praticamente ci mette un modo per andare da quella. Esatto. Però tu puoi installarci anche per te. Vabbè, qua io adesso ho letto prima che non serve. Io sono vicino. No, c'è la partenza sia di Windows che c'è di Windows. Sì. Però crea anche una funzione automatica comunque. Sì. Con la funzione di boot dove ci mette la parte di kernel, ci mette i ben kernel. No, potrebbe anche essere che hai ragione, sono sbagliato. Ho trovato sicuramente i due scelte iniziali del BIOS. Se dai il BIOS, ti attualmente in un manager, puoi scegliere un sistema grab di manager e per far partire un sistema grado. Sì, se vedi la partizione, da BIOS e FIS. Lei è quello di prima. Ma l'hai già detto? Eh sì. Dentro l'EFI ci sono i file in grado. Allora boot EFI Fedora con boot EFI Windows e dentro la directory ci sono i file di configurazione del BIOS, ma adesso configurazione la possibilità di far partire una formulata, però non credo sia scritto dentro io su questa informazione, ma credo che sia nei suoi file di configurazione. No, sempre quando so UEFI, sistema di firmware UEFI, va a leggere il file o di Windows o di Linux, che è all'interno della partizione di UEFI. Di Linux può, anzi sicuramente farà partire un grab, una cosa che ti permette di scegliere che sistema di grab, potresti avere più Linux agganciati allo stesso. Benissimo, quindi
no, il device che è dev nv. Vabbè, abbiamo trovato. Quindi FI System Partition Device. Quindi quello che facciamo qua adesso è creare una partizione qui. Cominciamo a creare la partizione, facciamo new 164 giga, quindi tutto questo spazio qua. È venuta la P5, quindi dove dev nvm0n1p5. Lo swap risulta dopo? Lo swap lo metto dentro, quindi questo adesso faccio la super partizione, la faccio editare a nvm. E dopo può essere ridimensionato. È considerato volume fisico allora, cioè P5? Sì, questo qua è usato un volume fisico adesso. Dopodiché noi ci andremo a fare... Esatto. Sì, cioè il volume fisico è tipo il volumone che crea, poi all'interno si crea le varie partizioni volumi d'odio. Esatto, qui adesso io mi sono fatto questa partizione qua. Quindi adesso usciamo. Adesso dobbiamo farla diventare una partizione criptata, come fa crypt setup lux format. Qua devi stare attenti a non sbagliare. Sì, sono tutti i numeri in effetti. 45. Giusto? Non so perché mi veniva fuori il coso, ma... Siamo sicuri? Sì. Ne ho P5, quella P5, quella lì. Data exist, quindi ho dimenticato qualcosa. Deve applicare i cambiamenti alla partizione forse. Cavoli. Andiamo a scrivere sul coso. Quando non fai le cose per troppo tempo, quindi. Questa qua. No, non è mai discorso. Così difficile. The partition table has been altered, quindi adesso teoricamente abbiamo fatto la partizione. Eccola qua. Adesso c'è P5. Bene. Siamo sicuri? Yes. Ecco perché non c'era. Che passphrase diamo adesso? Ovviamente non ve lo dico. Sta guardando qua. Monta dei tasti. Poi si vede sul video. Poi si vede sul video. Va bene, qui adesso teoricamente abbiamo reso quella partizione un Lux device. Adesso la parte che dice dopo è dobbiamo aprirlo, quindi clips setup open dev, eccolo qua, open the crypto LVM, qua praticamente soltanto lo stiamo aprendo e stiamo dando un nome temporaneo. Enter password. Insomma, ho fatto giusto tre volte nonostante tutto, quindi ci siamo. Come vediamo che effettivamente è una partizione criptata, montata, praticamente noi vediamo è una partizione su disco fisica. Quando viene montata, non viene montata, viene aperta,
con Crypt e LuxCrypt, diventa, viene mappata in DevMapper CryptLVM. Vediamo un po' se si vede. Quindi adesso abbiamo DevMapper CryptLVM, che vedete è il nome che gli ho dato io, potrei chiamarlo in qualsiasi maniera. Praticamente lui fa dei link strani in cui va a passarsi a vari device qui. Questi device qua, uno applica l'encriptazione e quindi dopodiché io comunque vedo CryptLVM, che è la mia partizione non criptata. Adesso quello che faccio è usare il tool di LVM per crearci sopra delle partizioni. E quindi, come avevo detto, adesso lo chiamiamo, vabbè, diamo nomi, diciamo quelli di Arch Linux, perché scambi qualcosa non funziona più niente. Quindi vado a creare le mie partizioni logiche su questo volume. Ho fatto due comandi insieme, ovviamente. Allora, qui prima si fa pvcreate del device. Vabbè, l'ha fatta lo stesso anche prima, bene. Adesso pgcreate, praticamente vado a farmi le mie varie. Ok, così è più comodo. E adesso andiamo a crearci le mie partizioni. Allora, come avevo detto, voglio farmi una swap di 8 giga, è uguale alla mia RAM, quindi ho 8 giga di RAM, 8 giga di swap, soltanto per fare suspend to disk eventualmente. Quindi meno L credo voglia dire fallo all'inizio. Se bisogna da guardare nel mappa, praticamente tu gli dici dove fare la partizione, se vuoi fatta alla fine dello spazio disponibile oppure all'inizio. Meno L a naso è quello che la fa all'inizio. Quindi crea una partizione di 8 giga dentro il volume myvol che ho creato, meno n è il nome che gli sto dando alla partizione. Ok, quindi vgcreate 8 giga myvol swap, non è meno l, sì che è meno l. Ho dimenticato ancora qualcosa, vedete? Allora, pvcreate ha creato il coso, pvcreate myvol. Mapper crypto. Ok. Quindi prima ho fatto il physical volume, poi ho fatto il volume group. Ok. Questo è il primo comando, physical volume, poi il volume group, sempre su quel device lì. Adesso se è questa cosa, cioè ti viene aggiunta un gruppo di volumi, prima devi creare il device fisico, poi perché tu puoi con LVM aggiungere più device fisici nello stesso volume, quindi potresti avere la partizione che fisicamente è divisa in più dischi. Non sai bene dov'è, più o meno la logica. No, tu lo sai dov'è quando lo fai, dopodiché te ne freghi, nel senso che il fatto che qualcosa vada su quello, su quella parte, ne freghi. Tu sai che hai messo tre dischi insieme, tu ne vedi soltanto uno perché ti serviva un sacco di spazio, quelle cose lì, oppure per fare altre cose. Quindi, abbiamo capito la cosa qua, ti ricordo. Tu puoi mettere insieme più device diversi, oppure spaziare la partizione su più device, quindi LVM ti dà
la flessibilità di fare questo, ovviamente devi fare i comandi giusti e non guardare da una parte e scrivere dall'altra come sto facendo io. Adesso il comando che stavo cercando è lvcreate, quindi logical volume create meno l 8 giga dove su myvol nome wop. Benissimo, fatto. Adesso, come detto prima, non mi interessa separare root e home in questo caso qui. Qua sulla guida di Arch Linux lo fa. A me non mi interessa, quindi cosa faccio? Faccio meno L, che dovrebbe dire tutto il resto, o dalla fine, se non mi ricordo. 100% quindi sta dicendo usa tutto lo spazio disponibile, non so quanto sia, usalo tutto quello che è disponibile, sempre su myvol e questa volta la chiami root. Qui adesso mi sono fatto le due partizioni che mi interessano e come vedo che sono fatte, se non ricordo male, dovrebbero essere in dev. Eccole qua. Mapper comunque ti riutilizza vari sistemi, quindi praticamente se potessimo fare un disegnino avremmo la partizione montata su Mapper, poi LVM che si rimonta le partizioni a sua volta su Mapper. E cosa facciamo adesso? Perché dobbiamo montare queste partizioni ancora una volta. Anzi, prima dobbiamo dargli dei file system, quindi abbiamo una partizione di swap e quindi mk swap dev mapper myvol swap, quindi questa qua diventa una partizione di swap e poi dobbiamo formattare la root. Che file system usiamo? Diciamo che, ma sì, perché adesso non mi interessa, già btrfs, ma facciamo quando abbiamo un sacco, perché Arch Linux ci permette di fare queste cose, ma no, facciamo ext4, andiamo sul tranquillo, sicuro, rodato, preferito di Linus Torvald. No, non so se è il preferito, ma... E quindi, va bene, facciamo mkfs dell'altra partizione, myvol root. Fatto. Bene, adesso facciamo una cosa, adesso poi dobbiamo saltare da una parte all'altra. Quindi abbiamo preparato la partizione criptata, preparato le partizioni logiche dentro la partizione criptata. Adesso per fare l'installazione di Arch Linux cosa succede? Noi dobbiamo montare queste partizioni per poi fare il chroot e entrarci dentro e fare l'installazione finale. E intanto montiamo le partizioni, quindi facciamo mount, il comando mount, faccio dev mapper myvol root mnt. Allora io sono sulla live, la live ha una cartella mnt, quella lì è dove andrò a montare il file system per l'installazione. Quindi la root, proprio fisicamente dove è la root, è mnt, da lì parte. Quindi l'ho montata lì. Se per esempio avessi fatto una partizione di home a parte, cosa dovrei fare adesso? Siccome l'aveva montata su root home, se io l'avessi fatta, ve lo mostro ma non faccio il comando, praticamente dovrei fare mkdir dmnt home. Quindi sto creando la cartella
home dentro MNT che verrà creata dentro my boil root. Okay. Una volta creata quella cartella, io dopodiché potrei andare a montare la partizione particolare per la root dell'home su quella cartella lì, e lui sa che deve montarlo in quell'ordine qua. Adesso io non ho fatto questo, quindi la mia home verrà fatta da quando installo il sistema, e quindi non facciamo questa cosa qua. L'altra cosa da fare è attivare la swap, quindi dev mapper. Non basta sto corpo, non basta vedere sto corpo, devi dare il percorso. Sì, dai il percorso, anche perché poi se lo devo ricordare quando deve fare installazione. Quindi attivate la swap. Adesso su questa parte di guida che dice come installare, come installare il sistema, dice ok, adesso devi arrivare alla boot partition. Boot partition che non abbiamo fatto, perché la mia idea dovrei usare quella UEFI, sperando che sia, che ho capito tutto bene. Qui ci sono dei comandi, infatti dice non fare, sennò dovrei montarla. E dovrei creare una directory dentro boot UEFI che si chiama. Adesso in teoria sei. Adesso devo trovare quella guida. Esatto, quindi siccome la partizione F è la partizione FAT 32, io potrei montarla. Quindi adesso però voglio trovare proprio la parte che mi dice questa cosa qua, perché ovviamente non vorrei. Niente, io ho già la partizione. Come c'ero arrivato qua? Partition the disk. UEFI system partition. Quindi UEFI. E poi c'è una parte in cui lo diceva ovviamente. Allora, create the partition, no, format the partition, no, mount the partition. Dove ho visto quella pagina? Discusse in talk, build mount point, no, questo in talk. UEFI is enable, UEFI varno. Boot in 60, no, questa no. Vabbè, devo farmi tutti i link da qualche parte, vabbè, comunque. Master boot record. No, non è questo. Oh sì, è questo. Io sono. Master. Vabbè, qua siamo persi. Mi sono perso da qualche parte. Allora, proviamo a fare una cosa. Quello che proviamo a fare è mkdir MNT boot, quindi mi faccio la directory boot dentro la mia root, e quello che faccio poi è montarci la partizione EFI. Quindi adesso quello che faccio io è mount dev nvp1 EFI in mnt boot. Se io adesso vado dentro mnt boot, ho montato la partizione, c'è la parte di boot. Questa qua è tutta roba di Windows, è roba che si è installato di Windows, e adesso non c'è niente di Linux, altre cose.
e da partire il boot dopo va dentro, sa, tutti i file di sistema, Lenovo, ci sono anche gli altri boot, quindi qua dentro ci sono anche i boot che fanno partire le utility di recovery di Lenovo, oltre a quelle di Windows adesso, infatti. E... è temporanea, mount boot? Temporanea, no? In che senso temporanea? Serve per l'installazione di Arch e poi scompare, no? No, nel senso non scompare, quella lì è la partizione che c'è già sulla macchina e Arch dovrà installarsi dei file per poi permettersi di partire, perché Arch sarà tutta dentro la partizione criptata. Da qualche parte, non in chiaro, ci deve essere GRUB e ci deve essere il kernel che fa partire la macchina con i comandi per andare a decriptare la partizione. No, forse però quello che mai non è chiaro è perché stiamo facendo questi passaggi. Cioè, peccato che stiamo, come dire, mettendo insieme delle partizioni su cui andiamo a scrivere. Quindi l'installazione definitiva di AC Linux scriverà una cosa nel boot, giusto? Sì. Che sarà quella partizione che poi viene utilizzata per i sistemi. Sì. Il boot sarà quello che sta all'interno di MND, quindi si scriverà tutti i file. Sì. Se mettessimo una barra home, come dicevi te, l'installazione è quello che scrive nella home del sistema attivo, viene scritta fisicamente nella partizione. Sì. Giusto? Sì, sì. Quella è la logica. Dovrebbe aver costruito un po' una specie di sì, sì, beh, ok, sì, effettivamente. Cioè, scusa, sì? Ma tu qui adesso hai già montato la EFI sul mount boot, no? Sì. Ma la partizione di root è già montata? La partizione di root è già montata ed è su MNT. Ah, quindi prima si monta la root su MNT. E poi sopra dentro... la boot, la home ed eventualmente altre cartelle. Ah. Perché la root comunque tu devi sempre partire da lì. Anche se poi... diciamo che fisicamente la partizione di boot è da un'altra parte, però per il sistema Linux è montata lì, quindi poi una volta quando aperto il sistema deve essere lì, poi ci arriva, è soltanto un link a un'altra partizione, ma a livello di sistema tu questo non lo sai, è nascosto dal file system. Adesso... sì, MNT potrebbe essere chiamato di ISO, che è giusto, basta che sia volta, insomma. Ah, io sto facendo le stesse cose. Anche se non fosse a diretta rivolta, comunque non succede niente, c'è cioè, che dobbiamo montare il volume sul, diciamo che se fosse diciamo che se fosse una macchina vuota con nessuna partizione, però tu vuoi comunque fare la criptata, tu ti fai prendi il disco, dici ok, la partizione da 100, 200, 300 mega dove metto il kernel e il resto diventa tutto criptato. Quando e dopo ci fai tutte le cose, quando tu la monti dici ok, monto la mia partizione criptata root lì dentro, la partizione di boot è quella che mi sono tenuto fuori non criptata, diventa boot, e tutte le altre. Dopodiché mi trasferisco su quel sistema, faccio installazione, lui vedrà installare GRUB dove? Dentro boot, che va a finire sulla partizione non criptata. Quindi quando partirà la macchina va a finire su quella e riesce a leggerlo, perché altrimenti non avrebbe, cioè non può leggerlo. Il discorso è che boot, adesso io sto riutilizzando la partizione UEFI perché c'è già, altrimenti dovrei farne un'altra. Qua ci sono varie possibilità, nel senso che una è usare la partizione, è quello che voglio tentare di fare, perché così non spreco spazio ad avere più partizioni, e soprattutto avendo quella partizione lì dove ci sarà tutti i vari sistemi operativi che poi partono, avrò un punto solo dove poter decidere cosa far partire, quindi Linux o Windows oppure Lenovo o quello che è. Perché sennò cosa dovrei fare? Dovrei fare in modo che, siccome non l'ho montata, non l'ho toccata, mi sono fatto la mia partizione di boot separata, poi devo comunque andare a dire a qualcuno: guarda che se vuoi far partire Linux devi andare da quella parte lì. Diventa scomodo, perché il discorso è che o vado dal BIOS e seleziono, no, anche perché vedo solo il disco, devo avere un utility, posso usare quella di Windows. Una delle opzioni è anche istruire il boot di Windows per dirgli guarda che ci sono altre cose che puoi far partire, anche quella è una possibilità, e cioè anche questa è descritta qua da qualche parte.
Però sostanzialmente il discorso è, io ho una partizione di boot e devo dire dove trovare i vari sistemi operativi. Se con un'installazione di Linux uso quella, i file sono tutti lì ed è più semplice. Se no, devo andare, non la tocco da Linux, però da Windows, che è quello che la comanda bene o male, allora devo dirgli guarda che devi aggiungermi o devo aggiungere qualcosa a mano per dirgli c'è anche qualcosa dall'altra parte. Sulla partizione che deve essere comunque in chiaro, perché se non è in chiaro non parte niente. Quindi il boot, con partizioni criptate, il boot deve essere sempre in chiaro. Non è vero, potrebbe essere criptato, ma lo fa GRUB. Però a quel punto gli devi inserire una password per GRUB per andare a leggere la partizione di boot e poi far partire il kernel e mettere la password per la versione criptata. Però lì andiamo su un po' su... No, puoi proteggere anche boot con un'altra password. Allora c'è un modo in cui è tutto criptato, a parte un piccolo pezzettino, e quando metti la password allora ti vedi il boot. Però questi sono veramente casi particolari in cui devi veramente tenere nascosto tutto, se no solitamente boot non è che ha informazioni sensibili o altre cose, ha il kernel, moduli e basta. L'unica cosa adesso che devo trovare quella cavolo di pagina lì dove c'era scritto come installare Rodby, perché più che altro non vorrei poi rompere qualcosa, perché poi sulla partizione di boot che ho montato qua GRUB c'è una parte qua sotto in cui devo installare GRUB ovviamente per fare passare, quindi c'è la parte di bootloader e quindi spero di arrivare del GRUB. Eccola qua, dual booting, no, questo check it per GTP LWM master record GRUB loadload MBR FPAT master web system. Qua sembra vabbè. No, così tanto andiamo avanti, perché poi eventualmente questa cosa qua si può mettere dopo, nel senso che malissimo che vada, io comunque sto installando Arch Linux, la sto mettendo sulla partizione criptata. Se non metto a posto il boot in qualche maniera, l'unica cosa che succede è non riesco a farla partire, però con una live, sapendo come fare, riesco a farla partire. Quindi il discorso è che il boot, adesso proviamo a fare il resto. Però il boot, vi ho detto la mia idea, devo trovare le informazioni, purtroppo questo richiede un po' di tempo. Però intanto noi possiamo tranquillamente installare Arch Linux, andare avanti con l'installazione, e eventualmente quando arrivo sulla parte di installazione del bootloader, se abbiamo tempo e ci siamo, lo facciamo, se no vi mostrerò il risultato un'altra volta. Allora, siamo arrivati che fatta la partizione criptata, fatto le partizioni logiche dentro, montate le partizioni, ho creato la mia il mio Linux che verrà installato dentro MNT. Ho montato i file system. Quello che adesso facciamo, che dice di fare, è selezionare i mirror. Quello sono i mirror, sono i file da dove andrà a scaricarsi Arch Linux. Quindi vabbè, cosa dice di fare qua? Selezionare il mirror o il repository mirror? Sì, il repository mirror sono, diciamo, sono sinonimi in questo caso qui. Quindi vabbè, della place, beh, quindi praticamente ci sono come tutti i mirror abilitati. Guarda, adesso mi fa sempre, oppure mi faccia fare confusione, perché quello che dobbiamo fare è, allora, dentro qua non c'è assolutamente niente, quindi dobbiamo modificare i mirror che sono,
3TC, pacman.d, mirror list. Quindi praticamente adesso sto usando il mirror list della parte della live, quindi quello dentro la chiavetta, e per fare più in fretta io cancello un po' di server qua. Ma perché modificarlo? Scusate, cioè per... perché esatto, ma si può fare l'ordinamento, si può fare l'ordinamento, sì, no, infatti italiano, se qua c'è scritto fare il comando e vabbè, list by speed, fare il backup, send rank mirrors. Vabbè, io di solito facciamo così, c'è quello italiano che ho visto da qualche parte, eccolo qua, quindi sto qua deve essere il primo. Quindi vabbè, ho modificato i mirror list, per cui l'italiano dovrebbe essere il primo. Quello che dobbiamo fare adesso è Pacstrap, praticamente il bootstrap di Pacman. Quindi lui cosa fa? Non me lo ricordo. Quindi praticamente gli dà l'opzione di dare la directory su cui fare il bootstrap e i pacchetti da installargli, quindi base intanto dovrebbe essere più sufficiente. Quindi ovviamente fare il bootstrap usando mnt come root e installare i pacchetti base. Ma c'è base, cioè i pacchetti come... è il minimo indispensabile per avere un Linux funzionante, però con soltanto la riga di comando. Cioè non è tutto il repo base, giusto? È tutto il repo base. Tutto il repo base. Però il repo base è proprio il minimo indispensabile per far funzionare Arch Linux. E quindi grazie alla nostra fibra potentissima posso fare questa cosa qua. Ma usare Pacman non avrebbe funzionato, giusto? Diciamo che lui sta facendo, diciamo lui adesso sta usando Pacman. Però sta facendo il packstrap, che è la serie di operazioni in cui bond, adesso faccio jack root, mi metto dentro, preparo le cose, metto pacman, perché dentro la root non c'è assolutamente niente. Cioè si crea il cartello, si crea i percorsi, ma... Esatto, quindi crea i percorsi, cominciare a installarsi i pacchetti, e qui adesso lui se li è scaricati, 131 pacchetti, che sono repository base, tra cui c'è il kernel, le utility e... tutto quello insomma che fa partire. Si installa questo kernel, moduli, tastiere, cose varie. Vabbè, insomma ci ha messo della roba nella cartella di boot, speriamo però se lo abbia fatto casino. Quindi installato, se adesso noi dove siamo qui? Su root, se facciamo ls mnt, adesso c'è tutto Linux installato. Adesso cioè la boot non è stata modificata, penso. La boot l'ha modificata perché ho visto mnt ci ha messo un po' di file dentro. Vabbè, però intanto ci ha messo dei file. Installando il kernel, probabilmente. Installando il kernel si è creato l'immagine del kernel e le immagini dell'initram fs, le ha messo dentro boot, però sono dei file, gli altri non li conoscono, se ne fregano, fanno finta di niente, quindi teoricamente ha messo lì dei file, ma non dovremmo aver rotto niente. Forse. Lo vedremo dopo quando riavremo Windows, e non partirà Windows, e non partirà neanche Linux, e quindi... Ma è un'altra storia. La prossima serata, ripristinare... Ripristinare il computer rotto. Sicuramente non c'è niente. No, non c'è niente.
Va bene, prossimo passaggio. Praticamente io adesso ho fatto questo pack strap, quindi ho scaricato i pacchetti scompattati dentro la cartella, creato tutto l'albero delle varie dipendenze. Quindi questo è un Linux, un file system di Linux, però un Linux che non è attivo, sono soltanto file, non c'è niente di attivo lì dentro. File system tabulation, che praticamente dice come è fatto il file system, lo dice Linux, come è fatto il file system, come l'ho creato io. E quindi praticamente c'è il comando, genera un fstab che esiste solo in Arch, perché insomma solo di fare quindi tutto quello che dico stasera vale soltanto per Arch. Se provate su Ubuntu e fa danni, io non c'entro niente. Già usato Ubuntu non va bene, però no, comunque sì, Arch vuol dire, questa installazione di Arch è molto particolare come installazione, cioè è, non è una classica, a parte il passaggio del VM, ok, ma il resto classica installazione Arch. Sì, già, che una volta però c'era un sì, qualcosa di una volta in qualche anno fa, la versione 0, quando ancora c'erano le 0.7.2. Ma il disegno di script, no? Sì. No, ma è tutto fatto a script qua sotto. No, no, ma è che tu ti scarichi un file direttamente da internet, dopo ti fai partire di solito, no? Che ha un minimo di interfaccia grafica, come parlo, no? Diciamo ci sono, ma non sono fatti dai sviluppatori di Arch, sono fatti da qualcun altro. Quindi quando trovi qualcosa di grafica in installazione, è che qualcuno si è messo dietro, posso fare uno script. E la net install di Arch è ufficiale, fatta da Luri? Sì, ma è praticamente è questa, soltanto che questa qua non è la net install, è la ISO normale. L'unica differenza è che la net install ha meno pacchetti. E perché ha meno pacchetti? Perché io non sto... perché si riscarica direttamente. Si scarica da internet. Teoricamente, se non avessi internet, potrei usare quelli della ISO e dire copiali questi qua. Quindi non ho una Arch aggiornata, però almeno ho il minimo indispensabile per avercela. Ma solitamente l'installazione default dice non installi i pacchetti della ISO, che ce li hai o non ce li hai, perché tanto te li scarichi, fai Pacman e ti tiri giù l'ultima versione, perché Arch è rolling release. L'unica Arch che esiste è la versione di oggi, domani è la versione di domani, quindi questo punto di vista semplifica le cose da una parte, e dall'altra insomma dobbiamo sapere cosa hai in mano, perché effettivamente sì, non stai installando la Ubuntu da CD, stai installando sostanzialmente Arch Linux, quello che è in questo momento qua. Se qualcuno avesse messo un pacchetto due minuti fa, avesse avuto un problema, io me lo installo, vado dentro e non funziona niente. Perché? Perché ho preso l'area, poi l'ho messo a posto, sì, ma intanto l'installazione ha preso quel pacchetto lì e casualmente non funziona. Non succede quasi mai, ma quando succede spera di aver già Arch Linux installata. La figata è che le altre distribuzioni fanno tutte queste robe qua con uno script, ma i passaggi alla fine sono questi. Cioè, sì. È che l'installa, ti mette una casellina, dici script la partizione, usa l'EVM, fai da solo le partizioni, avvia e lo fai in automatico, ma i passaggi alla fine sono questi. Sostanzialmente sì, i passaggi sono questi. Vediamo che è scrittabile, assolutamente è scrittabile. Poi quelli di Arch, gli script non gli piace, gli piacciono ma fare altre cose. Allora, genfs setup meno u mnt, questo è il comando di dire bom, prendi l'output di questo comando e buttelo da qualche parte, dove dentro mnt etc fs setup. Quindi sto chiamando questo comando, gli dico fammi un genfs setup, guarda come è fatta mnt, crea un file fstab e l'output lo butti dentro fstab di destinazione. Aggiungendo giusto, c'è già un file fstab. C'è già un file fstab, però andiamo a vedere cosa c'è dentro. Un apice singolo. È completamente vuoto. Cosa fa genfs
S. Stampa questa cosa qua. Cosa stampa? Stampa. Allora, la riga in mezzo è la partizione di boot. Ok, quella UEFI. Il dev NVM01NV con tutti i suoi parametri. Le altre due sono quelle che io ho montato già decryptate. E quindi la partizione di ext4 che è montata su root e il punto è dump, mentre la swap non ha nessun punto di mount, è una swap. Quindi lui praticamente prende questo, prendiamo l'output di questo comando e lo buttiamo dentro aggiungendolo alla fine. Se facessi uno lo sostituirei il file. Evidentemente fa conto di aggiungerlo. E tanto si sì, lascia, diciamo, quello è il file, il minimo indispensabile che dice come è fatto, poi ma il doppio maggiore lì è il pipeline. Se diciamo è buttalo, prendi l'output e buttalo dentro il pipe, sono quelle sì. E quindi esegui questo o è quello, mentre quello lì è proprio prendi questo output e devi buttarlo dentro un file, quindi diciamo che metti il pipe quando tu dai una sola sola scrive. Una sola due, ah, ok. Okay. Quindi c'è. Ti ho detto che probabilmente c'è già il file perché questo più ci c'è, quindi c'è ancora. Sì, quello che c'è. Se io lo facessi, ovviamente dovrei rifare il file perché lo scombinerei. Io ho fatto questo, adesso. Adesso. Abbiamo installato Linux, abbiamo messo il file necessario che serviva, adesso finalmente facciamo 10 e mezza, facciamo il chroot, che ovviamente è l'arch chroot, e gli do dove ho montato tutte le cose. Basta. Adesso sono diventato il root della nuova installazione Linux, quindi adesso è cambiato, vedete che è cambiato la mia console, non sono più root dash iso, sono sempre root dash iso, come lo stesso. Ebbene, adesso siamo dentro il sistema, quindi adesso ci sono una serie di operazioni in cui dobbiamo effettivamente configurare il sistema che sarà. Adesso però non sono più da fuori che butto file o comandi verso dentro, adesso sono qui dentro e quello che tocco è esattamente quello che avrò poi, perché se faccio etc setup questo è il file che ho creato, se faccio ls di etc questi sono tutti i file di configurazione dei servizi che avrò disponibili già adesso. Quindi quello che è la prima cosa da fare è spostare una password. No, non è la prima cosa da fare. Non è la prima, la metterlo in fondo proprio, una delle ultime. Perché magari poi la setti è una delle ultime. No, la prima cosa da fare è settare la time zone. Quindi settiamo la time zone. Facciamo come si fa? Si fa un link simbolico dove si va a prendere la time zone che è in share zone info, e qua ci sono le varie cose. Dove siamo noi? Siamo in Europa, Roma. Ma SF meno S, ok, F cos'è? Adesso lo guardiamo, non mi ricordo. Quindi etc forse sì, probabilmente lo sostituisce. Quindi infatti il file local time esiste già, noi lo sostituiamo, probabilmente, cioè, probabilmente linkava già GMT, probabilmente noi lo, esatto. Quindi vabbè, fatto, messo nella time zone giusta, adesso facciamo
un force clock, non è il codice, quindi si tu anche C. Abbiamo settato l'orologio un'altra volta nel caso non l'avessimo fatto prima. Qua, come dire, appunto qua dice il comando assume che l'hardware clock della macchina sia un UTC. E di solito deve essere così. Windows è l'unico che pensa che sia local time e non UTC, però guarda l'orologio ma fa assunzioni diverse, sbagliate. Quindi abbiamo settato l'orologio, abbiamo settato la time zone, settiamo il localization, quindi quello che fare è, ce l'ho Vim, no Vim non ce l'ho, prima cosa da fare assolutamente, perché sennò divento installarsi Vim. Ok, adesso sono contento, me lo sono installato sul mio sistema, quindi adesso sto installando pacchetti in più, non è più base, sto installando altre cose. Sono installato Vim perché mi piace di più di VI e andiamo a modificarci il file dei locales. Praticamente questo file qua mi definisce quindi tutte le varie lingue che la mia macchina supporta, le applicazioni supportano. Quando arriva un'applicazione che ha il supporto multilingue, arriva con tutti i supporti di lingue, guarda quelli che sono disponibili, se c'ha quelli corrispondenti usa quelli, altrimenti usa quelli default. Siccome io, a me piace l'inglese, qua non è, sono tutti commentati, quindi quello che faccio io è andare a cercare quelli che mi interessano, quindi dov'è? Questi due qua, quelli americani, per comodità me li sposto sopra qui e li abilito. Eventualmente potrei metterne degli altri, quindi italiano, altre lingue, a me non interessa, però come vedete qua gli esempi, potrei mettermi l'americano e il tedesco. Se qua andiamo a vedere c'è, no, non lo troverò mai, it, c'è l'italiano della Svizzera, l'italiano italiano, l'it euro che è tastiera. Volendo basta abilitarli, quindi io ho deciso cosa abilitare, dai commentari mi sono messo inizio per comodità, salvo e poi il comando locale genera i locales di tutti quelli che ho abilitato, in questo caso soltanto uno. Poi c'è da settare la tastiera, in teoria non c'è bisogno di settarla perché è già a me US, quindi tanto per controllare che sia giusto è TC, non c'è il file, perché non c'è il file, bisogna farlo in qualche maniera. If you set the if you set the keyboard layout, quindi probabilmente siccome non ho settato, no, ho settato la tastiera prima, facciamo lo stesso. Allora non c'è il file, ma io me lo creo, vconsole.conf, e ci metto il keymap che voglio usare, inglese tastiera americana. Ma questo vale per il terminale che sto usando adesso? Questo vale per il terminale, quindi queste qua sono le configurazioni che vanno a usare le console che non sono partite da un ambiente grafico. Per questo vai su un ambiente grafico,
usa queste impostazioni ma poi ci riapplica eventualmente delle altre, che detto no, io voglio un'altra cosa, lui ovviamente prende le impostazioni delle applicazioni che le usa, mentre le console, quelle fisiche proprio qua, sono le sette qua. Poi hai notato il load key, ad esempio andava a scrivere temporaneamente il file load key. Sì, probabilmente sì, ma beh, anche no, perché questa qua è per farlo persistente, quindi probabilmente load come keys non lo fa persistente, ti carica la tastiera e poi va bene. Quindi abbiamo fatto questa, abbiamo fatto la tastiera. Ciao. Cosa dobbiamo fare? Mettere l'host name della macchina. Questa ovviamente è un'operazione fondamentale, perché nominerete la vostra macchina per sempre. No, non è per sempre, ma allora create, quindi etc host name la mia macchina. Ho già deciso che la chiamerò chemical, quindi host name fatto anche questo. Dopo di qua ti consigliano di mettere a posto un altro file che è hosts. Qui praticamente cosa consigliano di fare loro? Consigliano di aggiungere una riga 127.0.1.1, quindi che è Michael, il mio nome della macchina, appunto, domain. Questa riga serve a dire al sistema che quando deve cercare, quando uso come hostname chemical, lui va sulla macchina locale, quindi non tenta di andare a risolvere da qualche altra parte. Dice no, se stai cercando l'hostname che si chiama chemical, è la macchina, l'indirizzo IP è 170.0.0.1, è direttamente la macchina, quindi questo di solito fa perdere meno tempo quando sono dei servizi che cercano chemical come servizio su internet, e quando va in timeout perché ha fallito tutto, non lo trova, allora va sul localhost. Tipo certi SSH quando sono lenti è perché stanno andando a cercare dov'è il sistema, quando in realtà lo sanno già, ma è l'ultima opzione che fanno. Quindi messo questa cosa qua, fatto a posto. Network configuration, qua cominciamo a parlare di wifi. Adesso io sinceramente non ho intenzione di configurarmi wifi adesso, e il motivo per cui non voglio configurarmi adesso è perché me lo configuro poi dall'ambiente grafico. Quindi quando avrò un ambiente grafico mi configuro wifi. Cosa succede? Che se l'ambiente grafico funziona magari accedo al wifi, se non funziona sono bloccato qua, non ho il wifi. Quindi non è esattamente la stessa cosa. Io spero che sia soltanto una condizione eventualmente di emergenza, e per il momento lasciamo stare. Qual è il prossimo? Quindi facciamo il network configuration. Per adesso il DHCP funziona, quindi se io attacco quel cavo funziona, la connessione diretta via cavo ce l'ho. E mi affido a quella finché non avrò un ambiente grafico. Magari poi vado a casa, non ho più il cavo e vado su, me ne pentirò di questa cosa, però intanto lasciamo perdere. InitRamFS, cos'è InitRamFS? È praticamente non me lo ricordo, ma è un'immagine per il boot, per caricare, per avere tutti i moduli caricati subito in memoria e per far partire il sistema. Se per esempio avessimo un kernel compilato con cose particolari ma senza supporto alla cripto, io non riuscirò mai a decrittare la mia partizione. Se ho il kernel particolare senza che supporto a cripto ma non è il VM, ok, decripto la partizione, poi non ho la conoscenza delle VM e non so cosa fare. Ho un kernel che parte senza il modulo wifi, parte tutto, però il wifi non funziona finché non vado a fare il modo probe del modulo particolare. Quindi
l'Initrano FS crea ovviamente un'immagine con tutti i moduli possibili, immaginabili, in modo che siano tutti disponibili, fa partire qualsiasi cosa e poi teoricamente ti dimentichi di questa cosa qua. Quindi il file creato prima potrebbe non andare bene? Potrebbero andare bene, nel senso che potrebbero andare bene se per caso qualcosa che non veniva supportato, tu fai un initram file system per il tuo computer e magari non c'era supporto al wifi, poi arriva il kernel nuovo, non, Arch Linux lo fa ogni volta, quindi lo ricrea ogni volta, però magari tu installi soltanto il kernel, non ricrei questo file qua e tu continui a non avere supporto al wifi finché non vai a mano a mettercelo dentro. Però di solito tutta roba viene aggiunte cose e il kernel quando li installi di solito ricreano queste immagini automaticamente. Arch Linux lo fa, Arch Linux quando installi il kernel le ricrea queste immagini e ricrea con le stesse opzioni precedenti. Sì. Perché poi ovviamente insomma, perché i moduli sono cambiati, perché hanno risolto qualche problema. No, dico, cioè, l'immagine di prima aveva X moduli dentro, okay? Se tu vai ad aggiungerli. Certo. Se lo fai semplicemente sull'immagine adesso, la prossima volta che viene rigenerata, lei sarà senza i moduli che hai aggiunto adesso a mano. Sì, ma tu, diciamo che non li aggiungi a mano, nel senso, dipende sempre dal sistema. Per esempio su Arch Linux tu devi dirgli i parametri con cui puoi andare a creare l'immagine, quindi esatto. Quando tu vuoi modificare l'immagine non lo fai a mano, vai a modificare il file di configurazione, dai il comando, così ti crea quella cosa lì. Quando installi il kernel guarda la configurazione e te la crea alla stessa maniera. No, sì, lo puoi fare a mano, però solitamente no, c'è un comando che crea cioè dei parametri. I parametri sono nel file. Sì, sono già nel file. Quindi per guardare basta. Quindi questo è il comando che crea. Vediamo un po' se c'è. C'è il file tcmkinitcbo.conf dove lì dentro c'è la configurazione di come deve creare, vabbè qua ovviamente non ci sta tutta, quindi diciamo less, qua praticamente c'è la configurazione, quindi i moduli da mettere, i binari eventualmente, i file da aggiungere, gli UX sono quelli importanti, infatti poi andremo a modificare questi perché dobbiamo aggiungerne di fondamentali per questo sistema per partire, perché altrimenti non partirà mai. Però sostanzialmente tu modifichi questo file, poi lanci il comando e lui crea il code. Quindi ogni volta che viene rigenerato l'immagine avrà all'interno questo modulo. Esatto. Cioè quello di prima non andava bene perché il file non comprendeva questi moduli praticamente. Cioè quando hai fatto il backstrap ha generato l'immagine. Sì, ma l'ha generata, generata già con questa cosa qua. Quindi è sbagliata, diciamo. Diciamo che non è completa perché adesso qua per esempio c'è create a new initram usually not required because è andato all'installazione. Però noi abbiamo fatto la partizione criptata, abbiamo fatto l'LVM. E infatti qua dice, se riuscite a leggere, this setup the LVM module group on USB device, mentre questo qua è l'encrypt. Quindi praticamente noi dobbiamo andare a modificare questo file. Dobbiamo aggiungergli i moduli che ci permettono di decriptare la partizione. Quelli che ti servono sono encrypt e lvm2. Adesso dovrei tornare a guardarmi tutti i vari passaggi, quelli della partizione, ma a memoria dovrebbero bastare questi due qua. Adesso
qua, cioè, qua comunque su, su, sulle varie guide quando fai l'LVM, quando fai la decryption, comunque ti dice tra i vari passaggi che c'è anche quello della encryption words, i vari passaggi, abbiamo posto se è scritto da che parte, ma comunque c'è vario, ogni quando vai dentro le guide lui dice, eccoli qua, using LVM, c'è la parte di LVM che dice di aggiungere l'LVM al MKMCPO, e se usi l'encrypted root anche qui c'è da aggiungere un encrypt. Quindi vediamo un po' soltanto se lock encrypt LVM2, c'è dato l'istruzione LVM2 o encrypt root, sì, deve essere soltanto questi due qua, non mi pare che me ne servano altri. Guarda, se provo modconf log fsck file system, l'unica cosa è che se non mi sbaglio, però non mi ricordo più se l'ordine conta o contava, poi hanno fissato questa roba qua perché non li mettono mai alla fine, mettono encrypt LVM2, non sono sicuro di questa cosa qua, però è che vanno messi in mezzo piuttosto che alla fine, però metto lì, salvo, e adesso possiamo fare quella parte dove eravamo arrivati prima, quindi MK init. Perché è stato scritto che l'ordine è portato, l'ordine è portato, è comandato che non cambi l'ordine. Sì, infatti. Io aggiungo, non lo cambi, se lo stai scrivendo. Comunque dovrebbe essere encrypt LVM2 file system, quindi gli diciamo di ricreare le immagini. Questo qua è una cosa che fa e che vedrete ad ogni update del kernel Linux, fa questo passaggio qua, che è sostanzialmente ricreare i moduli e tutto. Quindi è scritto Linux e automaticamente sa di prendere file Linux di configurazione, no? Sì, e credo poi anche a dargli anche il nome, adesso non lo so, diciamo. Quindi vabbè, in teoria adesso noi abbiamo creato tutto, l'unica cosa che ci manca, e che purtroppo non credo che farò adesso perché non mi pare il caso, però sarebbe di installare il bootloader. Effettivamente adesso noi abbiamo installato tutto, ma non c'è GRUB e di conseguenza abbiamo un Linux che non parte. L'unico modo di accedere a questo Linux è far partire una live e poi fare un chroot dentro questo Linux in questo momento. Bisogna far partire la live, bisogna montare la partizione criptata e una volta montata la partizione criptata montare il 2 LVM, perché deve essere fatto tutto a mano in questo momento, e poi posso fare chroot su quella partizione, quindi non è proprio, però purtroppo ci manca la GRUB. Questo voi non lo vedete, adesso se puoi farlo vedere, praticamente io sono entrato nel boot menu e ci sono due possibilità. Una è effettivamente far partire il Windows Boot Manager, il Samsung, quindi non so cosa c'è nel disco, ma vai su quel disco lì e guarda cosa parte, oppure la chiavetta USB, oppure la LAN. L'altra cosa è
l'app menu. Cosa sono le app menu? Le app menu sono praticamente, non sono stampe operative, ma sono quelle cose che abbiamo visto prima nel menu boot UEFI, che sono dei mini sistemi operativi che possono essere possono partire per fare cose particolari, per esempio il setup della macchina o la diagnostica o le nuove diagnostiche. Teoricamente potrebbe essere possibile mettere qui una riga con scritto fai partire Linux, oppure cosa si può fare? Far partire Windows Boot Manager e poi far partire Linux. Oppure quello che voglio io è che non devo premere niente, va su Grub e su Grub decido se far partire uno o l'altro. Questo è lo schema delle cose, ovviamente non lo vedremo stasera, però tanto farvi capire che effettivamente sì, diciamo, c'è un sacco di cose di web che non si vedono e che sono anche interessanti. Quando parte la macchina, sostanzialmente, semplicemente cosa fa? Prende l'autostrada e dice ok, la configurazione è UEFI, Windows, parto subito, basta. Però teoricamente Windows ha un boot manager e teoricamente può essere configurato per dire ti fermi lì e decido io cosa far partire da una parte all'altra. E teoricamente, come dicevo prima, potrebbe essere possibile usare il Windows boot manager per far partire poi un Linux o qualsiasi altra cosa. Dove si configura, ovviamente, perché questo si configura dentro lì Windows eventualmente. Quello che serve però è mettere dentro i file di Linux giusti. In questo caso qui mancano ancora, quindi anche se fosse configurato non ci sono i file. Però quello che poi dovrà succedere è che accendo la macchina, si ferma su Grub e lì decido cosa fare. Per la prossima volta questa cosa. Bene.